goes on and on and on. Bravo amore! Buongiorno a tutti! Benvenuti in questo nuovo video! Siamo in orario pisolino e quindi qualcuno è stanco, eh? Precisiamo già tutto questo. Comunque, come avete già letto dal titolo, quest'oggi ci immergiamo in un'avventura nuova. Proveremo a stare tutta la giornata su una macchina che non è la nostra, ma soprattutto su una macchina molto piccola, perché volete vedere che macchina è? Beh, ora ve la mostriamo. Ok, penso di aver aperto il portabagagli, non so perché. Comunque, ecco qua, ora abbiamo aperto anche la macchina. No, l'abbiamo chiusa. E voilà, ragazzi, siamo tutto il giorno in una 500. Ma il problema più grande sarà: dove mettiamo? Amore, dove ti mettiamo a te? Tu non vieni? No, figuriamoci. Allora, ora partiranno. Guardatela, guardatela, amore. Questo è il tuo. Guarda, te lo mette papà che andiamo, pronta? Lo metto dentro la macchina, va bene? Aspetta qua. Ma, Bau, cosa ci fai già là dentro? La domanda è, ci passa il seggiolino? Quindi, se avete un bambino e vi state chiedendo... Arriva Aurora, guarda, arriva subito papà. Papà deve provare a entrare dentro. Se ci sta un bambino nella 500, ora lo scopriremo. Allora, questo dovrebbe attaccarsi qua dietro. Ok, uno si è attaccato. Manca il secondo. E anche il secondo si è attaccato, ragazzi. Basta solo stringere un pochino adesso. Tata, dai, vieni qua. Allora, ho notato che è un monta... Dai, piedino su. Dai, piedino su. Dai, che ce la fai, amore. Ce la fai. Mannaggia. Dai, orsetto, sali su. Dai, sempre papà. 1, 2, 3, opla! Come ti... Bello, come ti sembra? Allora, per qualche giorno potrebbe anche andare, no? Allora, è un'auto che sicuramente... Adesso devo bloccarlo, una volta che si è seduta Aurora devo bloccarlo. È un'auto che sicuramente non è super adatta come auto primaria se hai un bambino. Però in emergenza, secondo me... Non va lo stesso, ragazzi, se lasciate stare. Se dovete comprare una 500, non compratela. No, scherzo. Meglio un'auto più grande per i bambini. Guardami, guardami. Manca questo braccino. E adesso ci leghiamo tutti, va bene? Leghiamo uno. Leghiamo due. Li mettiamo insieme, Auri. Il ciuccetto lo mettiamo sopra, che altrimenti quando siamo in corsa... Aspetta, amore, dobbiamo ancora fare tutto. Abbiamo preso il ciuccio. Tieni, no. Papà non dà più baci, mamma mia. Amore, non è che mi puzza l'alito, Cioè, mamma mia, che per malosetta questa bambina. Ok, ci siamo, signorina. Pronti, adesso dobbiamo stringere un po' le cordicelle. Seduta bene dietro. Pronti. Brrr, e abbiamo stretto, hai visto che bello? Ottimi mucchi. Bene, che dici, guardiamo se ci sta Aurora. Tiriamo indietro. Bene, tata. Allora, papà chiude questo e ti lascia con Bau dietro e andiamo. Sei pronta? Tutto bene. Tutto bene, te? Guarda, papà, può venire così un pochino più indietro. Un bel po' più indietro. Papà non so neanche se ci sta. Dio. Ragazzi, prima volta in vita mia che guido una 500. Allora, sto mettendo la maglietta dentro perché altrimenti dopo prendo aria del pancino e faccio la cacca. È detta proprio fuori dai denti. Aurora, un attimo solo, papà adesso parte. Guarda, si mette il giubbottino. Anzi, papà si leva il giubbotto. Aurora, papà è insicuro papà. Papà, guarda, fa così. Riapre questo. Bau, papà ti lascia il giubbottino dietro. Chiude questo. Sale qua. No. Papà, si è dimenticato il portabagagli aperto. Porca. Dovremmo esserci questa volta. Quindi siamo pronti a partire e andare a fare questa super esperienza. Guardiamo come sarà l'Aurora durante tutto il viaggio. L'Aurora. Non importa. Andiamo. Mannaggia, mi sono slogato il braccio Aurora per mettere la cintura. Ok.
Madonna, fa ingrassato, mi sa. Ok. Ok, allora, papà a caldo. Facciamo girare l'aria 2 secondi. Ok, e si parte. Ah, bene, non abbiamo gli specchi. Che buio che è già dietro. Non ci sono gli specchietti retrovisori. Non ho capito cosa cambia questo. Ma forse così si vede meglio. No, non si vede meglio. Non ho mai capito cosa serve. Lasciamolo così, per carità. Così è meglio. Cioè, è meglio così. Quindi partiamo e via. Audi, come va là dietro? Bene? Tutto bene? Tutto bella. Tutto bella. Tutto bello, scusa, ti sei corretta anche, che brava amore che sei. Chiudiamo il finestrino che fa abbastanza freschetto e si parte, via! Mi sono appena accorto di una cosa davvero stupenda. Aurora, amore, guarda cosa ti fa vedere il papà. C'ha il tettino panoramico, amore, guarda che bello in alto. Puoi vedere le luci, poi dopo puoi vedere le luci. Alla sera puoi vedere le stelle, magari non in questo periodo, però puoi vedere le stelle. Poi al pomeriggio puoi vedere il tramonto. No, il tramonto è sempre davanti. Vabbè ragazzi, hai un po' più di luminosità, eccola, diciamola così. Anche se secondo me d'estate questo romperebbe le scatole. Però adesso lasciamolo aperto, che mi dà un po' più di autocabrio. Siamo usciti dalla macchina e siamo venuti a fare uno spuntino, perché ormai è pomeriggio. E per adesso tutto bene. Qualcuno ha fatto pure un pisolino. Vengo qua, dimmi. Ah, adesso ci sediamo. Prendiamo 2-3 mezzini e guardiamo cosa mangiare. Dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora, 2-3 mezzini e un tramezzino la piccola Aurora. Pronta? Gnam gnam, pronta? Amore, aspetta un attimo, te lo do un pezzettino. Tieni, dai tutto, dai. Tieni tutto. Ammazza, oh. Stai mangiando, signorina? Ti piace? Buono. Bisogna ammetterlo, è buono. Vero? No, palitino. No. Amore, hai il modo di mangiare quanto strano, però. Però De Luca ti sia piaciuto. Hai lasciato là il pane. Auri, lo mangi questo, vero? Ah, ok, scusa, papà sperava di rubarti un pezzettino. Alla fine hai mangiato tanto. No, ti ha beccato la zanzara. Mannaggia. Mangia, amore, non ti preoccupare. C'è mezzo tramezzino per terra. Volevo solo rendervi partecipi di tutto il disastro che ha combinato la piccola Aurora per mangiare un tramezzino. Sì, tata, è tutto quello che hai fatto tu questo. No, cacca. Bevi. Basta, andiamo. Basta. Bene, Auri, andiamo a casa. Guarda, ciao papà, via amore. Oh. Ah. Aurora, vieni. Auri. Maledetta microscopica, non mi ascolta. Nana, Aurora, vieni qua. Il mio angelo! Hopla, dai seduta qua. Su, amore, dentro. Dai, siediti da sola che sei bravissima. Siediti. Dai, siediti su. Dai, ti dà una zampetta a papozzo. 1, 2, 3, alle! Alleluia, 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 alleluia. Andiamo a casa. Tac, tac. Sei pronta? Andiamo a casa, amore, ma che cavolo ti ha beccato qua in testa? Mi regala soddisfazione, vero? Guarda, ti sto grattando con il palmo della mano. Quindi non ti viene neanche fuori la tacca rossa. Insomma, ma che testa? Ho visto, amore, ho visto. Fai il pisolino di nuovo, come l'è andata adesso? Ci vediamo direttamente a casa? No, dai. Vediamo se qualche clip riusciamo a farla. Beh, comunque, tutto sommato, ho incominciato a parlare con Aurora. E rispondeva, però a un certo punto ho detto, boh, mi sembra come di parlare da solo. Io vi dico solo che ho sentito shtick, sì, ho sentito shtick perché ha perso addirittura il ciuccio,
questa partita. Allora, devo ammettere, comodità di quest'auto per le mie gambe un pochino tosta. Dietro Aurora però è davvero molto spaziosa. È spaziosa e tranquilla, perché lei basta se sei piccolina, è un gnometto così, la mia piccola Aurorina. Boh, a voi piace come macchina, ragazzi? Fatemelo sapere. Sapete che è un'auto momentanea che abbiamo per qualche giorno, niente di che. Oddio, la macchina. Niente di che, ecco, tipo adesso ho sentito una gran differenza della mia, perché la mia accelera leggermente più fortino, nonostante sia un diesel. Però boh, ragazzi, dai, ho guidato di peggio, posso dire questo, quindi sentiamo. Il clacson è carino, quello della mia è bruttissimo, questo è molto carino, dai, diciamo promossa, solo perché Aurora è riuscita a prendere il sonno, niente di più, niente di meno. Oh, grazie. Beh, abbiamo fatto un'esperienza diversa del solito, dovrei dire. Qualcuno ha fatto pure un pisolino. Ho fatto. Sì, non ho capito granché cosa ha detto, ma va bene. Beh, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale per non perdere nessun nuovo appuntamento pazzo, perché potremo provare altre cose nei prossimi giorni, che ancora non stiamo qua a svelarvi, giusto, Tata? Ah, ma vi ricordo che sono gli ultimi giorni prima di scoprire dove andremo in viaggio. Perché, vieni qua? Vieni, un braccio? No, vabbè, è timida. È un babozzo. Beh, andremo in viaggio e ancora non vi dico dove. Lo scoprirete tra pochissimi giorni, perché vi farò un piccolo spoiler il giorno di Natale, perché dopo 2 giorni noi partiamo. Beh, guida Mike! Bow! È tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Everyone else in the room can see it. Everyone else but maybe here we go again. Guarda qua.